Salve, il vostro Santen Chan vi saluta. Devo fare prossimamente dei tutorial di gastronomia casareccia, non me lo devo scordare. Cerco, ma non trovo. Cerco, ma non trovo. Boh, ci sono tante cose qua. Oggi sono uscito di spesa, come potete vedere, ma non trovo nulla. Cerco e non trovo. C'è di tutto e c'è pure nulla. Il nulla. Forse mi troverò con il nulla metafisico. Boh. Cerco e non trovo. Cerco e non trovo. Oh. Saranno 7.000 o 10.000 metri. Cerco e non trovo. Oh, che cazzo devo fare? Quante cose. Che tetto alto. Mamma mia, che soffitto alto. E io che non trovo niente in tutto questo oceano di cose. Boh, sarà mai possibile? Sono venuto qua a comprare qualcosa e magari non trovo nulla, ma qua c'è la yerba mate. Ciao. Carta igienica? Non so, devo trovare qualche ingrediente per cucinare in questi giorni, ma sono nel settore dei detersivi, degli stracci. Boh. E anche di un trasformatore elettrico. Pericolo. Ma adesso vado al mio carrello, che ancora è vuoto. Dopo vi farò vedere una foto. Che mercato enorme! Chissà quanti metri quadrati. Forse saranno 2, 3, 5 tarie. Ma io ancora non ho trovato nulla. Aiuto! Ecco, come vedete, non ho preso ancora molte cose e ho girato moltissimo. Mamma mia. Beh, cari amici, ancora mi trovo fuori casa. Infatti faccio parte della mia merenda fuori casa, che è una delle magre acquisizioni che ho potuto portar via, comprare da quel centro commerciale, perché non aveva niente. Tanto grande e tanto vuoto. Adesso sono le 19:16. E come potete apprezzare, fa molto sole. Sto molto lontano da casa. Adesso comunque vi lascio. Farò al più presto un video in YouTube per spiegare quali sono i pregi e i difetti del cellulare Nokia Asha 302 con il quale mi sto filmando adesso. Arrivederci.